Il Comune di Andria e la Polizia di Stato onorano la memoria di Giovanni Palatucci, ultimo questore della città di Fiume, riconosciuto giusto tra le nazioni per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei nella città federiciana. È stato piantumato un ulivo in suo ricordo nello scorcio simbolico di Parco 4 Novembre. Se ci sono stati degli uomini che hanno messo a repentaglio la propria esistenza per salvare l'esistenza di 5.000 persone, significa che abbiamo speranza di poter vivere in un mondo, in una società in cui questi esempi virtuosi insegnano a dedicarsi agli altri. Presenti all'evento anche le istituzioni del territorio, in particolare il procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti, e il questore dell'Abbate, Roberto Pellicone, per una celebrazione dal grande significato per tutte le forze dell'ordine. L'operato di persone come Giovanni Palatucci deve essere un faro che ci deve guidare nella nostra quotidianità. I poliziotti oggi sono impegnati su mille fronti, quindi è importante avere dei punti di riferimento solidi, validi, come quelli di Giovanni Palatucci, affinché ci conducono nella nostra quotidianità, nel nostro impegno. L'Abbate resta un territorio difficile, ma il ruolo della Polizia di Stato rappresenta un baluardo di grande importanza per tutti i cittadini, anche grazie all'esempio di Giovanni Palatucci. Difficoltà ci sono e sono tante, ma c'è anche un grande impegno, una grande attenzione nei confronti del territorio per cercare di rispondere a quelle che sono le istanze che ci provengono dal territorio. Noi ce la mettiamo tutta e ce la metteremo tutta sempre di più giorno per giorno, man mano che comprenderemo gli organici, quindi sarà meno difficile il nostro lavoro. Anche rivolgendomi ai ragazzi, chiedo questo, che innanzitutto ci si approcci con questo senso di rispetto e poi con la curiosità di capire perché un uomo sceglie di diventare servitore dello Stato indossando una divisa. C'è tutta una scelta particolare, io direi una vocazione, e le vocazioni vanno rispettate.